Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi stiamo parlando di ortensie, lo stiamo facendo insieme a Lucia dei Giardini e le Fronde qui a Serravalle Scrivia, ed è arrivato il momento di parlare delle malattie dell'ortensia. Andiamo a chiedere a Lucia cosa fare di fronte a queste malattie. Eccoci qui, Lucia. Allora, quali sono le malattie più frequenti nell'ortensia? Allora, cominciamo in positivo. L'ortensia è una pianta che si ammala pochissimo. Le malattie più frequenti normalmente sono rare, ma ci sono. L'oidio, che a fine stagione a volte colpisce, o anche mal bianco, vediamolo, colpisce le foglie. È questa patina, aspetta che la metto a fuoco. Eccola qua, questa patina è l'oidio. Questa patina è oidio, che si chiama anche mal bianco. In realtà noi normalmente, specialmente in questa fase, le piante stanno andando a riposo, quindi la foglia poi cade, non facciamo assolutamente niente. Altrimenti si può utilizzare dello zolfo in polvere. Normalmente però io utilizzo una polvere bagnabile, che anche questa biologica, che si può distribuire sulla foglia in forma liquida, si scioglie nell'acqua e si distribuisce. Va a compromettere la fioritura? No, assolutamente. Ok. No, lo zolfo assolutamente. No, parlavo del mal bianco. No. Ora, ma non succede, normalmente in primavera non lo prendono, è più una malattia autunnale, difficile, che io l'ho quasi sempre vista più nella fase dell'autunno che dell'estate. Sì, è chiaro, se c'è in estate, quando ci può essere la fioritura, allora una passata di zolfo la farai. Non è invasivo, non è un prodotto chimico aggressivo. Un'altra cosa, talune ortensie, non tutte, soffrono di botrite. La botrite colpisce normalmente il fiore dopo che ha fiorito. Normalmente fa una bella fioritura e poi può accadere che il fiore si ammali di botrite. Quindi si vede il fiore che tende a marcire su alcune parti e poi cade. Questa è la parte sana che è rimasta del fiore, il resto praticamente distrugge il fiore. Una pianta, una varietà che soffre parecchio di botrite è la Marvella sanguinea, che è questa, sinonimo Pholaeus purpureus o Color Fantasy, che tuttavia la sua bellezza deriva soprattutto dalla foglia, dal colore della foglia, soprattutto in autunno. Quindi il fatto che vada a perdere il fiore, io tendo comunque a lasciare che faccia il suo corso anche la malattia, perché poi la pianta non viene compromessa. E quindi non utilizzo prodotti chimici, che poi sono sempre dei prodotti che vanno a creare uno squilibrio in natura, e quindi mi godo la foglia e so a priori che nel momento in cui posso chiedere al vivaista, nel momento in cui compro un'ortensia, se prediligo la foglia, allora mi accontento di avere una pianta che poi ad un certo punto il fiore, non è che all'inizio non abbia il fiore, ce l'ha, è bello, però non fa quella fase autunnale, non lo prolunga fino all'autunno, e lo accetto così. Se invece voglio avere un fiore che persiste anche fino all'autunno inoltrato, allora andrò a scegliere una varietà resistente alla botrite, e ci sono. Allora, un insetto che può attaccare l'ortensia, e in questo caso io consiglio sempre di intervenire, è la cocciniglia. Normalmente quando l'ambiente è equilibrato e quindi noi facciamo pochi trattamenti, difficilmente avremo la cocciniglia. Se invece abbiamo un attacco, io consiglio di prendere un batuffolo di cotone, l'alcol, e toglierla manualmente. Perché se andiamo a utilizzare, oltretutto è difficile da trattare anche da un punto di vista chimico, quindi noi andiamo a distribuire prodotti chimici che alterano l'equilibrio e quindi favoriscono anche l'aggressione da parte di altri patogeni. Andandola a togliere semplicemente col cotone, la eliminiamo proprio fisicamente e risolviamo il problema. Ultima problematica che si può avere, ma forse anche un po' più la più importante, è quella di funghi che si possono sviluppare a livello di radice e a livello radicale del colletto. Per questo è molto importante avere un terreno drenato e quindi non avere una situazione in cui la terra rimane ristagnante. Su addirittura, se il terreno è molto pesante, mettere della ghiaia
sotto la pianta nel momento in cui la vado a piantare, in modo tale che la bagniamo ma l'acqua se ne va, non rimane. E a quel punto dobbiamo solo stare attenti nel periodo in cui si sviluppano in estate, quando c'è molto caldo, questi funghi. Dobbiamo stare attenti a non bagnare troppo. Un discorso di bagnare magari vaporizzando la foglia, fare anche una doccia sulla pianta con la canna dell'acqua, acqua fresca durante la giornata, anche quando fa caldo. A volte si pensa che bagnare quando fa caldo rovini le piante. In realtà quando bagniamo e c'è il sole risolviamo due problemi normalmente nelle piante, non solo nelle ortensie. Uno, gli acari, perché gli acari possono attaccare il classico ragnetto rosso. Invece di trattarlo come un acaricida, se noi bagniamo con l'acqua fredda durante la giornata nelle ore più calde, lui non gradisce, detto proprio chiaramente, e tende ad andare via. Inoltre si stimola lo svilupparsi sulle piante di un altro acaro, che è un antagonista e che si nutre del ragnetto rosso. L'altra cosa che facciamo, bagnando sulla foglia e non appesantendo il terreno drena, non si sviluppano funghi, quindi evitiamo che la pianta abbia dei collassi proprio dovuti all'eccesso di umidità nella zona del colletto. Da cosa mi accorgo che è attaccata da questo fungo? Perché la pianta... Allora, la pianta sembra abbia sete. Ah. Sembra abbia sete, cioè assume quell'aspetto del classico ortensia che... Con giù le foglie. Ah. E quindi possiamo rischiare anche di fare la cosa contraria, di dargli l'acqua. Sì. La prima cosa da fare quando le vediamo con le foglie giù è verificare che il terreno sia... asciutto. Se è asciutto bagniamo, se nel caso in cui lo sentiamo bagnato è un problema diverso e quindi assolutamente non è ristagno idrico. Esatto, perfetto, esatto. Altro non c'è da dire sull'ortensia, no, è una pianta abbastanza rustica, giusto? Sì. Benissimo, speriamo di esservi stato d'aiuto in qualche modo con questo video. Lasciateci il vostro commento e soprattutto iscrivetevi al nostro canale. Ciao, alla prossima.